Parliamoci chiaramente, diciamo che questo governo populista è la colpa di una cattiva accettazione dell'Italia in Europa. Uno potrebbe dire chi se ne frega, ma dalle dichiarazioni che fanno tutti questi grandi europei, alla fine quello che sta emergendo, e converrebbe che ne fossero consapevoli anche coloro che oggi sono l'opposizione del governo giallo-verde, è un'opposizione e, come posso dire, un pregiudizio nei confronti degli italiani, un aspetto razziale. Bene, l'ultima è stata quella del ministro degli esteri lussemburghese, che se n'è andato con questa espressione straordinaria con Salvini: merde, perché Salvini dice che non voleva schiavi in territorio italiano. E questo ha detto: ma abbiamo preso gli italiani per tanti anni. Capirete voi quanti italiani possono aver preso in Lussemburgo, un paese da 100.000 abitanti. Io penso di essere al governo, di essere pagato dai miei cittadini per aiutare i nostri giovani a tornare a fare quei figli che facevano qualche anno fa e non per espiantare il meglio dei giovani africani per arrivare a rimpiazzare gli europei che per motivi economici non fanno più figli. Sono due visioni del mondo completamente diverse. Magari in Lussemburgo c'è questa esigenza, in Italia sentiamo l'esigenza di aiutare i nostri figli a fare degli altri figli. Siamo assolutamente disponibili a dialogare con tutti. Ale, 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 Giulio. Siamo, io rispondo pacatamente al suo punto di vista, che non è mio. Se in Lussemburgo avete bisogno di nuova immigrazione, io in Italia preferisco aiutare gli italiani a tornare a fare dei figli. Io non l'ho interrotta cortesemente, se lei mi lasciasse finire. Io non l'ho. Voluto lavoro, la vedi, dizia di venire gli italiani che Io sono non l'ho venuti con interrotta. migrant, che ho Io non l'ho lavorato a Lussemburgo, interrotta, se lei perché fosse voi in contento. Italia avete l'argento per me e per i vostri enfants. Merda allora. Giulio. Buona educazione prevede di lasciare finire un intervento. Ma oltre ad avere in antipatia Salvini per le sue posizioni, in realtà quello che emerge in Europa è che vi è un'antipatia nei confronti di un'Italia che vuol fare da sé. Quando Juncker dice, e questo avviene a maggio in una conferenza a Bruxelles, che gli italiani sono tutti qua, devono lavorare di più e devono essere meno corrotti, non ce l'ha con Salvini e Di Maio, ce l'ha con noi italiani. Quando ieri il ministro economico europeo dice che in Europa nascono piccoli Mussolini, non ce l'ha soltanto tanto con Di Maio e Salvini, ce l'ha con chi non la pensa come in Europa si deve pensare. Quando Moscovici, ho detto, dice una cosa di questo tipo, tutti dicono ce l'ha con Salvini e Di Maio, ma quando Oettinger, il commissario al bilancio, dice che l'Italia non deve dire sciocchezze, che contribuisce poco al bilancio europeo, dice una cosa che anche Renzi e Berlusconi, cioè le attuali opposizioni, non dovrebbero gradire. Insomma, quello che voglio dire con grande semplicità, in questo caso, davvero, prima il pensiero che questi burocrati non accettano l'Italia e poi andiamo a fare le pulci a questo governo, o no?